La cartina nasce praticamente da un progetto di 11 anni fa del primo Mello Blocco e è nata come un'idea di lasciare qualcosa agli scalatori durante l'anno, no? Che potevano ancora riguardarla e studiarla e utilizzarla, no? E poi negli anni, pian piano, in questi 11 anni di Mello Blocco è diventata un po' una cosa particolare, no? È diventata una cosa che arricchisce proprio il Mello Blocco a livello artistico. È logico che quando mi sono posto il problema di disegnare questa cartina, che poi ogni anno diventa sempre più ricca e più grande di passaggi, mi sono posto il problema di come realizzarla, no? E subito, sia per animo, perché dipingo e sono creativo, non ho voluto crearla in una maniera rigida, una maniera che fosse una cosa che col GPS era possibile riportarsi, ritrovarsi, ma in una maniera creativa dove le cose non erano in scala perfettamente, no? E dove ci si può anche perdere e dove ci vuole anche un periodo per capirla questa cartina. È un po' un'installazione creativa alla fine per me. Tutto deve essere equilibrato, tutto deve essere creato in una maniera che è armonia, no? Armonia che si crea tra i sassi, tra le piante che lasciamo, tra l'ambiente della Val di Mello. Fondamentalmente non dobbiamo stravolgere questo ambiente, no? Ma dobbiamo arricchirlo e dobbiamo dargli un giusto equilibrio.